Siamo arrivati innanzitutto con questa pioggia, grazie per essere qui tutti e innanzitutto vediamo di partire con questo progetto di mettere in online la possibilità di fare gli abbonamenti per i nostri residenti, ma più che altro il rinnovo. Allora, le lamentele che abbiamo sempre avuto in tutti questi anni è stato che ogni volta dovevano produrre sempre la stessa documentazione e quindi praticamente questo ha portato un cortocircuito, in che senso? Che la gente si ritrovava sempre a mettere in campo carte circolazione di nuovo per l'ennesima volta, sindaco, ma come mai, sono sempre gli stessi documenti. E quindi quest'anno abbiamo un po' fatto due cose. Abbiamo reso più comoda la possibilità per i nostri residenti di effettuare il rinnovo e alla stessa maniera abbiamo semplificato la procedura. E quindi abbiamo semplificato la procedura dando la possibilità a tutti quanti di non venire allo sportello ma di da casa di poter richiedere il rinnovo dell'abbonamento. Ovviamente qui voglio essere chiaro, sempre per non farci mancare niente, sia la Blu Gaeta che gestirà il sistema sia il mio assessore non mi dovranno far arrivare lamentele, perché il mio assessore dovrà stare sul pezzo lì a controllare che il sistema funzioni, che non ci siano code, che ci sia una risposta immediata da parte dell'azienda, cioè deve funzionare tutto. Non è che oggi presentiamo questo sistema e poi domani mi arrivano centinaia di mail di lamentela. Quindi io devo assolutamente ringraziare il mio assessore, io lo sto responsabilizzando, alla stessa maniera lo devo ringraziare e devo ringraziare anche l'amico Luca, l'ex assessore, che è partito con questo progetto insieme a Raffaele Matarazzo. Tutto partì a dicembre con questa idea di mettere in campo un progetto che rendesse più lineare tutta la procedura per i nuovi abbonamenti, e con l'assessore Raffaele Matarazzo oggi giungiamo alla presentazione di questo progetto e lo ringrazio perché so che fine settimana è stato sapientemente insieme a Giancarlo, che è un po' l'operatore che ha curato tutto. Bravo Giancarlo, mi piace anche come è stato fatto questo, diciamo, portale, insieme al presidente della cooperativa Francesco Izzi. Quindi bando a quelle che sono le ulteriori chiacchiere, oggi vorrei andare in questa maniera velocemente, 5 minuti passiamo le slide della Blu Gaeta che ci presenta un po' questo progetto, poi andiamo a fare una simulazione concreta su quello che avverrà. Ovviamente il comando di polizia locale dovrà tenere gli occhi aperti perché questi ragazzi della Blu Gaeta, quindi allora l'assessore come parte politica, Anna Maria come dirigente, dovrà tenere gli occhi aperti affinché tutto funzioni, perché oggi facciamo un grande passo avanti, ma alla stessa maniera non voglio farne 5 dietro. Ok assessore? Ok Giancarlo? Ok Francesco Izzi? Parti chiaro, amicizia lungo, dico davanti a tutta la stampa, così siamo belli tutti chiari e possiamo procedere. Quindi questo sistema oggi lo presentiamo, dalla settimana prossima andrà online e quindi potrà essere fruito da ognuno. Quindi inviterò tutti i cittadini a fruire di questo sistema per il rinnovo degli abbonamenti dei residenti. Quindi questo sistema oggi avrà la possibilità di fare due cose: il rinnovo degli abbonamenti del parcheggio dei residenti, quindi non nuovi abbonamenti, il rinnovo degli abbonamenti dei residenti, che sono tantissimi, e coloro che hanno la ZTL possono rinnovare la ZTL attraverso questo sistema, perché loro hanno, credo, memorizzato tutte le strade, quindi nel momento in cui un residente che si trova in una strada coinvolta nell'area della ZTL comparirà e dirà: vuoi rinnovare anche la ZTL visto che ci sa? E poi rinnovare anche la ZTL. Quindi un sistema che sicuramente semplificherà la vita ai cittadini, allo stesso tempo darà la possibilità all'amministrazione di avere anche una procedura più veloce e allo stesso tempo ovviamente
ci sarà un sistema più alla portata, un sistema semplice, smart, un sistema che si percepisce immediatamente, e lo dice uno che con i computer non è proprio tutta questa grande scienza, quindi diciamo, persino io sono riuscito. Allora, Giancarlo, dai, presentaci un attimo velocemente queste slide, così sì, allora, andiamo a noi. Allora, salve a tutti. Dunque, una cosa che volevo sottolineare è che ovviamente la possibilità del rinnovo è inserita nel nuovo sito web, del sito web della biblioteca che abbiamo realizzato. È un sito web diciamo informativo in cui ci sono tantissime informazioni che altrimenti prima non erano visibili, diciamo, si doveva andare comunque presso l'ufficio e ottenere delle informazioni, perdere tempo lì per richiedere anche delle stupidaggini, però oggi diciamo abbiamo cercato di inserire quante più informazioni possibili sul sito, quindi anche... Il sito è www.blugaeta.it. Iniziamo dalla prima cosa, così chi ascolta sa che deve andare, certo, sul sito www.blugaeta.it, e sul sito del comune di Gaeta ci sarà un link che porterà a questo portale per poter procedere al rinnovo di abbonamento, giusto Presidente? Sì, sì. Okay. Certo. Ok, quindi il sito molto completo, con anche la modulistica, tutta una serie di cose per diciamo sia chi deve della zona fare un rinnovo, ma anche diciamo tutti coloro che sono lontani, che comunque hanno bisogno di informazioni e non avendo altro modo, diciamo adesso possono ottenerle attraverso il sito. Quindi vabbè, avevo elencato tutti i vantaggi. Quali sono gli obiettivi? Riduzione dei code degli assembramenti. Questa è la prima cosa. Dei tempi necessari. È necessario ridurre le code assolutamente agli sportelli, come il primo nostro obiettivo è quello, perché non è possibile andare avanti con diciamo, ecco, troppe persone che si assemblano per fare gli abbonamenti, quindi la prima cosa da fare è riuscire a togliere quelle code. Okay? Quindi per fare questo, ovviamente, a parte il sito web, la possibilità del rinnovo online per i residenti che possono fare tutto da casa, e, diciamo, abbiamo tutta questa serie di procedure per agevolare diciamo, appunto, la possibilità di fare gli abbonamenti sia da casa che poi in ufficio, perché ripeto, l'importante è sapere tutto prima e poi andare in ufficio solo eventualmente per fare l'abbonamento per chi non vuole farlo online. Allora, quindi... scusami Giancarlo, leggo che ovviamente c'è un percorso agevolato per le fasce deboli. Certo. Che ovviamente potranno ricevere a casa la consegna a domicilio dell'abbonamento. Quindi per le fasce deboli ci sarà questa opportunità messa a disposizione dall'amministrazione insieme alla Blugaeta. Prego. Oh, infatti, come vedete in questa slide, appunto abbiamo ipotizzato anche questa possibilità di consegna a domicilio dell'abbonamento per le fasce deboli, ovvero disabili e anziani over 80. Questa modalità online ovviamente non sostituisce affatto l'ufficio, quindi non è che uno è costretto a seguire queste procedure online, è una cosa in più. Quindi in sostanza il messaggio è: ci sarà lo sportello sempre dedicato per gli abbonamenti, ma coloro che vogliono fruire di questa possibilità possono tranquillamente fare rinnovare l'abbonamento online. Quindi non è che da domani non si troverà lo sportello. Ci sarà sia lo sportello per il rilascio degli abbonamenti che la procedura online. Perfetto. Ok, ovviamente va a sostituire la vecchia procedura che noi avevamo attivato la scorsa estate, che prevedeva l'invio di un'email con tutta la documentazione. Quel sistema era poco funzionale e va assolutamente abolito, cioè le cose che non funzionano vanno tolte, quindi sostituisce quel sistema dell'invio dell'email, che creava solamente problemi perché arrivavano centinaia di email tutte una diversa dall'altra e non erano assolutamente gestibili, purtroppo, come molti di voi avranno saputo, insomma, mancate risposte, perché comunque la gente che aveva soffrito delle cose online comunque era tanta. Quindi questo sistema ovviamente è diciamo, più specifico e richiede di compilare correttamente tutta una serie di campi, mettere gli allegati giusti richiesti, altrimenti la richiesta non può essere accettata.
C'è anche un'autocertificazione ovviamente, quindi non richiediamo di firmare pezzi di carta, ma si fa tutto online. Oh, e c'è anche una cosa importante che abbiamo introdotto proprio la scorsa settimana, perché come sapete dal 1 marzo scattava l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi del sistema PagoPA, e quindi abbiamo colto la palla al balzo noi e l'abbiamo integrata proprio all'ultimo momento, ovvero la possibilità di pagare gli abbonamenti online, parliamo sempre, con questa nuova modalità che si chiama PagoPA. Che cos'è questa modalità? È una modalità diciamo, che consente di effettuare i pagamenti in diversi modi sostanzialmente, no? Non è niente di fantascientifico, non è che bisogna avere per forza il cellulare, eccetera. Poi se abbiamo tempo mostrerò un video di approfondimento del PagoPA, anzi di prima illustrazione, perché è la prima volta che presentiamo questo sistema di pagamento. Comunque, diciamo, è un sistema che prevede... Attenzione. Scusa Giancarlo, sì. Intervengo per dire, cos'è PagoPA? Praticamente nel momento in cui voi avete inserito i dati e quindi nel sistema vi siete registrati, ovviamente genererà un'autocertificazione che è quella dove si dichiara che i dati non sono cambiati eccetera, e poi genererà attraverso il lavoro di il lavoro da parte degli operatori di un avviso di pagamento, non c'era front office e non mi veniva il termine. Allora, quindi voi inserirete, poi andiamo a vedere i vostri dati dentro questo sistema. Gli operatori poi genereranno attraverso una loro procedura che non sto qui a spiegare, un avviso di pagamento, che è questo che vedrete oggi sulle slide, dove dice: caro Cosmo Mitrano, dovete pagare euro tot, e a quel punto voi potrete andare presso una lottomata, i tabaccai, le ricevitorie, le SISA, potete andare dove volete, pagate questo avviso di pagamento, addirittura c'è il QR code per dare la possibilità che immediatamente attraverso i tablet, l'iPad, i telefonini potete procedere al pagamento. Quindi in realtà non è niente di anomalo per l'utente finale, perché lo voglio dire in maniera chiara, perché una persona che sente dice che sto PagoPA, che dobbiamo fare? Non deve fare niente. Farà tutta la blueprint, che quando inserirete i vostri dati, voi avete un compito, semplifichiamo molto, dovete inserire i dati nel portale. Una volta inseriti i dati nel portale, ovviamente l'operatore, l'omino della blueprint li lavorerà e vi manderà una mail con l'avviso di pagamento. Voi effettuate il pagamento e vi fermate. A quel punto la Brugaeta, con l'apporto sicuramente celere del mio assessore, lavorerà nel giro di 24 ore, 48 ore, quel avviso di pagamento, più che altro farà l'istruttoria, e arriverà un'altra mail all'utente finale dove gli dirà: il tuo abbonamento è pronto, vieni a ritirare allo sportello che è aperto dalle ore 8 alle ore 8 nei seguenti giorni. Oh, a proposito, ecco, proprio di questa cosa volevo sottolineare che per quanto riguarda la consegna poi dei contrassegni e dell'abbonamento, che comunque il contrassegno va dato ed è ancora fisico per il momento, e, diciamo, questa consegna verrà presso degli sportelli dedicati in giorni e orari dedicati, quindi non bisognerà più fare la fila per andare a prendere questo contrassegno di abbonamento presso lo sportello Brugaeta, bensì ci sarà uno sportello comunale. Allora, il contrassegno è fisico e non lo possiamo far stampare dall'utente. Per il momento, come dicevo, per adesso abbiamo studiato questa opzione, poi con l'andare del tempo ci saranno tantissime sicuramente si arriverà alla digitalizzazione completa e quindi a quello che l'utente da casa farà tutto per la richiesta e lo riceverà anche. In questo momento a noi ci premeva, ecco, dare subito una risposta a questa domanda da parte del cittadino e tra l'altro proprio in questo momento particolare dove ovviamente c'è la necessità anche di non fare assembramenti, tant'è vero che la Brugaeta insieme al mio assessore nel giro dei prossimi 30-60 giorni, ma 30-45 mi auguro, e lo dico di quei tempi così il mio assessore responsabilizzato davanti a tutta la stampa dovrà produrre
un portale aggiornato anche per effettuare gli abbonamenti dei non residenti. Quindi lo dico a tutti, così sapete con chi ve la dovete prendere. Scherzo, a parte le battute. Io farei dire, passerei la parola al presidente Francesco Izzi, così ci parla un po', ci fa una sintesi anche delle procedure, ok? E quello è l'obiettivo che si vuole raggiungere. Sì, salve a tutti. Intanto ringrazio il sindaco, l'amministrazione per la fiducia che sempre ripone squisitamente nei nostri confronti. Sì, come si diceva appunto, il discorso principale, l'obiettivo è quello di ridurre in questo momento le code, quindi si è pensato a far sì di ottimizzare sia la richiesta e sia i tempi di consegna. Come diceva Giancarlo, appunto ci sarà un semplice programma intuitivo dove andrete a compilare dei campi. Una volta inviata la richiesta, noi la lavoreremo nel tempo possibile, più breve tempo possibile, vi invieremo il pagamento e poi l'utenza non si dovrà neanche preoccupare di inviarci la prova di pagamento, perché in tempo reale con la piattaforma Pagopia appunto visualizzeremo noi tutti i dati. Una volta fatto questo, l'abbonamento poi si potrà ritirare presso uno sportello, ripeto, dedicato, e quindi non fare più la fila che si faceva prima allo sportello mischiandosi poi con l'altra fila, e in questo modo quindi verrete solo a ritirare l'abbonamento, in massimo tempi brevissimi, parliamo di 24-48 ore dalla data di pagamento del pago del boletto. Benissimo, poi andremo a fare anche una statistica dal momento in cui fa la domanda al tempo di rilascio, quanto trascorre. Anche questa potrebbe essere una sfida in termini di efficienza e poi anche di efficacia ovviamente sul territorio, e quindi ovviamente seguiremo anche tutto questo. Grazie Presidente. Allora, questo è l'home page del sito www.blugaeta.it. Ovviamente ci si può arrivare anche dal sito del Comune di Gaeta, dove sarà entro lunedì, non so se è già stato fatto ora, messo un link per gli abbonamenti online. Quindi già c'è, perfetto. Poi lo rivedremo, perché ovviamente tutto partirà dalla settimana prossima, okay. Quindi per adesso è una dimostrazione, però. Perfetto. Allora, quando andremo sul sito Blu Gaeta, andiamo. Cosa succede? L'omino che sta da casa, il cittadino che sta da casa, che cosa fa? Va? Ovviamente. Vabbè, questi sono tutti i servizi. Sì, sì. Allora, ecco, spieghiamo un attimino giusto, ecco, l'home page del sito, come vedete, molto, diciamo, pulita, snella, con dei pulsanti molto intuitivi, diciamo, no? Rinnovo online, dove siamo, quali sportello, parcheggi, parcometri, eccetera, eccetera, tariffe, tipologie di abbonamento, modulistica, insomma abbiamo inserito quante più cose possibili, come avevo detto prima. Per quanto riguarda gli abbonamenti, andiamo subito al sodo, al dunque, quindi procederei subito con una piccola dimostrazione relativa appunto alla possibilità di rinnovare. Scusa Giancarlo, io guardo il sito, quindi per fare l'abbonamento o clicchi rinnovo online oppure sopra. Poi ci sono clicchi abbonamento online, sì, la stessa, sì, cosa, no? Certo. Sì, sì. Quindi l'utente dal portale si può andare a guardare tutte quelle informazioni immediate. Mi piace molto il sito perché è molto immediato e questa deve essere la caratteristica, altrimenti i cittadini si impiccano. Può o immediatamente abbonamento online oppure da giù con rinnovo online. Poi ovviamente uffici abbonamenti ti porterà il regolamento, le delibere, le informazioni, le tariffe, la modulistica, e ti porterà tutto ciò che è necessario anche per rinnovarlo allo sportello, quindi così il cittadino ha tutta la documentazione in corso. Ci sono anche le FAQ, così se ci sono domande frequenti ci saranno le risposte, ognuno può dare immediatamente risposta a quelle che sono le proprie esigenze. Andiamo sul rinnovo là. Perfetto, allora questa è la pagina dedicata proprio al modulo di rinnovo, molti di voi sapranno di cosa si tratta, insomma, compilare tutta una serie di campi predefiniti. Sottolineiamo solo per i residenti diciamo rinnovi, ok? Poi mano a mano verranno aggiunti. Perché altre rinnovi e residenti? Perché tutta la documentazione dei residenti già l'abbiamo in archivio. Quindi
quando arriverà la domanda online, le autocertificazioni saranno controllate per verificare se quanto dichiarato corrisponde al vero, e vi ricordo che c'è la denuncia penale qualora non si risponde in maniera veritiera, e quindi semplifichiamo la vita ai nostri cittadini per evitare che ripropongano la carta di circolazione, compilino il modello e quindi c'è la solita ovviamente presentazione e documentazione, quindi ci spostiamo sull'online più che l'archivio cartaceo per adesso, poi dobbiamo ancora migliorare. Ovviamente abbiamo preparato anche una pagina specifica per le istruzioni che bisognerebbe leggere prima, però chi vuole avventurarsi lo può anche fare, perché comunque ci sono dei campi obbligatori, no? Come vedete dovremo inserire il tipo di richiesta che vogliamo fare, ovvero abbonamento sosta a pagamento, magari vogliamo rinnovare la sosta al permesso ZTL, l'uno o l'altra, possiamo decidere queste cose e farle contestualmente, cioè un'unica operazione, rinnovare tutte e due le cose, quindi il permesso ZTL per chi sempre ha sì, ovviamente per chi vive in certe zone ha i requisiti per avere. Perdonami, dato che io vedo che il permesso ZTL l'avete messo a monte sì, deduco che qualora io metta una strada che non c'è, la mia residenza non coincide con la strada coinvolta nella ZTL, automaticamente il sistema ti dice: cosa stai dicendo? Comunque non ce lo possiamo rilasciare. È importante dire questo, che noi, loro fanno una richiesta, poi noi stabiliamo se quella richiesta può essere accettata o meno, sempre in base alla documentazione che mandano, ai requisiti che hanno, quindi comunque c'è un controllo, non è tutto automatizzato, nel senso che c'è un controllo e una verifica, un'accettazione della domanda, insomma, no? E per cui, ad esempio, io adesso vi faccio vedere la procedura relativa all'abbonamento. Vabbè, però lo variamo, perché già così dobbiamo modificarlo. Noi entro all'inizio lunedì dobbiamo inserire tutte le strade della ZTL, così quando l'utente mette la residenza, permesso ZTL, subito il portale dice si può fare o non si può fare, altrimenti carichiamo di lavoro la procedura. Sì, no, le strade sono integrazioni. Ok, quindi dobbiamo inserire ovviamente il numero di abbonamento, questo è fondamentale, anzi vi faccio vedere un'unica piccola slide che avevo preparato relativa al il numero di abbonamento da inserire, perché questo è fondamentale. Come vedete questo è il contrassegno di abbonamento e qui c'è un numero che è sul contrassegno, questo è fondamentale perché ci serve a noi appunto per poi rinnovare quell'abbonamento specifico e poter andare avanti con la richiesta, ok? Quindi bisogna inserire solo il numero di abbonamento, 1, 2, 3, adesso lo scrivo così. Possiamo indicare la durata annuale e mensile dell'abbonamento, annuale, e anche la decorrenza, da quando vogliamo far partire il nostro abbonamento. Quindi apparirà un calendario, se supponiamo che lo voglio farlo partire dal primo di aprile, vado a selezionare il giorno, quindi il mio abbonamento partirà dal primo di aprile, non da domani, per cui mi abbonerà. Inserirò il numero di targa del veicolo. Dobbiamo specificare a questo punto se sono proprietario o meno del veicolo, perché se ho un veicolo per esempio a noleggio comodato d'uso, dovrò fornire qualche piccolo allegato in più, nel senso che se uno ha affittato un veicolo con il noleggio dovrà comunque inviare il documento del contratto di noleggio, tutto qui. Quindi questi campi si adattano automaticamente al tipo di situazione che io imposto all'inizio. Adesso ovviamente se sono il proprietario del veicolo, posto proprietà, vado avanti e dovrò inserire adesso tutti i dati, cognome e nome. Adesso non compito tutto per questioni di tempo, non mi va di non so se vogliamo farlo. No, lo compila così, i cittadini lo guardano, dai. Allora, Rossi, Mario, codice fiscale. Presidente, via, qui ci sono già alcune
postale che ho già scritta, presente a Gaeta ovviamente. Telefoni non sono obbligatori, ma comunque li consigliamo di inserirli perché comunque possono servire alla mia Gaeta per comunicazioni relative al veicolo, insomma, quindi vi consiglio sempre di inserirli. Inseriamo l'email, che è un indirizzo al quale poi voi riceverete tutti i vari avvisi del pagamento, eccetera. Dovete, ovviamente, l'unico documento che è richiesto per i rinnovi è la copia del documento di identità. Quindi, diciamo, chiediamo solo quello. Lo vado adesso a prendere dalle mie scansioni, diciamo, le immagini che ho fotografato col telefonino, perché questo sito è fruibile anche attraverso i telefonini e si può fare tutto attraverso il telefonino. Potete anche scattare una foto del vostro documento e allegarlo senza dover utilizzare il computer o scanner, insomma. Quindi allego il mio documento d'identità, vado avanti, il sistema di pagamento è PagoPA ovviamente, posso scegliere se diciamo, faccio parte di una categoria, ecco, debole, la consegna a domicilio, o in caso contrario la ricezione verrà allo sportello. Ovviamente devo andare a dichiarare che tutti i dati che ho inserito sono veri, quindi questa è una dichiarazione che, diciamo, di una importanza estrema, quindi c'è tutta la legislazione appunto che bisognerà appunto sottoscrivere. E infine, come sapete, per la privacy dobbiamo informare sul trattamento dei dati personali, come vengono appunto trattati tutti questi dati, e a consentire al trattamento dei dati, altrimenti non possiamo procedere. Finito qui, inviamo la richiesta. Quindi sono tre schermate, diciamo, abbastanza intuitive. Ecco, fatto. La richiesta è stata inviata correttamente. Come vedete, la richiesta ha anche un numero di riferimento assegnato dal sistema. Quindi il sistema gli assegna un numero di pratica in maniera tale che il cittadino che ha qualche problema può dire, può chiamare o inviare una mail e dire: la mia pratica numero 8, che fine ha fatto? Certo, quindi finisce qua, in pratica, fatta la richiesta, ovviamente l'utente riceverà un'email, che se volete vi posso anche far vedere, ma non è indispensabile, un'email automatica che avvisa che è stato correttamente, diciamo, inoltrato il tutto. Successivamente l'utente riceverà, riprendo un attimino queste slide dove c'era il PagoPA, come vedete, un attimino, ecco qui, ecco, riceverà un modulo del genere, diciamo un PDF, che potrà inquadrare anche con lo smartphone per poter effettuare il pagamento oppure stamparlo e portarlo presso, diciamo, un... Quindi Giancarlo, io mi collego sul portale, inserisco tutti i dati, mi arriva una mail a me cittadino che mi assegna un numero di pratica. A quel punto il cittadino ha fatto tutto quello che doveva fare, nel giro di poche ore arriverà al cittadino una mail con l'avviso di pagamento. Quindi il cittadino dovrà stare fermo, arriverà un avviso di pagamento. Il cittadino andrà a pagare questo avviso di pagamento e dovrà nuovamente aspettare. Certo. La Blu Gaeta lavorerà, quindi riceveranno automaticamente il pagamento. Una volta che loro hanno verificato che c'è stato il pagamento, a quel punto gli manderanno una mail e diranno: sono veramente pronto, vengo a ritirarlo in questi giorni presso i nostri sportelli. Da quello che avete detto, dedicati solo alla consegna. Quindi questo è giusto, ecco, tutta la procedura. Che dire, non so se volevo accennare anche una cosa interessante, che sul sito troverete anche tutto il lavoro che è stato fatto, diciamo, in diverso tempo, ovvero la mappatura di tutti gli stalli blu e gialli di Gaeta. Praticamente abbiamo creato delle mappe interattive dove sarà possibile vedere tutti i parcheggi dove sono, tutte le strisce blu dove sono, e anche addirittura, come vedete,
i parcometri, dove sono ubicati. Vabbè, diciamo, ha fatto una georeferenziazione di tutto quello che è un po'. Allora, questo è l'inizio di un lavoro, se andiamo sulla home page di Blu Beta. Allora, questo è l'inizio di un lavoro di georeferenziazione che dovrà andare a individuare gli stalli per i diversamente abili, gli stalli di carico e scarico, le strisce blu, le strisce bianche, i parcometri dove sono ubicati, in maniera tale che un cittadino, uno straniero, una persona che viene qui, che vuole ovviamente, si trova in città, che vuole praticamente andare a verificare dove ci sono ad esempio i parcometri, in una determinata zona può collegarsi e andare a verificare dove sono tutti i parcometri della città. Questo consentirà di agevolare ovviamente di erogare un nuovo servizio. Ovviamente tutto questo in un futuro, sicuramente mi auguro un futuro presente, si arricchirà di tutta una serie di servizi che potrebbe essere dalle fermate Cotral agli orari dei trasporti pubblici e così via. Ovviamente questo è stato un lavoro importante che parte con il rinnovo dei residenti per il parcheggio e per la ZTL. Mi auguro che tutti i residenti ne usufruiscano. Ultimo elemento che voglio precisare e che mi ricordava il presidente Francesco Izzi è sul comodato d'uso. Il comodato d'uso, alla luce di una nuova normativa, qualora venga fatto da soggetti non residenti nella città, ad esempio una persona residente a Roma o residente a Formia o residente a Minturno che voglia fare il comodato con un cittadino, quindi utilizzare l'automobile di un intestato cittadino di Gaeta, dovrà produrci anche il cambio di intestazione, o meglio, più che cambio intestazione, la notazione sul libretto di circolazione, così come previsto dalla legge. Non abbiamo deciso noi, ma è la legge che prevede questo, dove dice che quell'automobile è in carico, incomodato, è stato dato incomodato d'uso al cittadino X non residente nella città. Ovviamente questo non lo richiediamo per residenti a Gaeta, perché? Perché se siamo tutti residenti vuol dire che tutti potremmo avere l'abbonamento residente, quindi sarebbe un appesantire la procedura, che in realtà di forma dovremmo chiederlo anche al cittadino residente, però essendo ovviamente sia il titolare dell'automobile sia il titolare del comodato entrambi residenti nella città, ovviamente si può soprassedere e si può procedere. Ovviamente è una procedura abbastanza innovativa, non diciamo innovativa al 100%, perché credo che probabilmente di questa possibilità dovevamo tutti i comuni, credo che dovevano già da tempo farlo. L'importante è arrivare, l'importante è partire. Ci sono diciamo, se non ricordo male, tra i 10.000 e i 15.000 abbonamenti residenti, quindi l'80% degli abbonamenti che vengono rilasciati, barra il 90%, sono di persone residenti. Quindi questo era fondamentale, perché sicuramente semplificherà immediatamente la vita ai nostri cittadini, ridurrà i tempi di attesa, ci sono dei servizi per gli over 80 e per le fasce deboli. Ovviamente questo è stato un lavoro importante con la polizia locale, perché ritengo che bisogna sempre di più dare un servizio al cittadino. L'innovazione del pago PA è stata concordato ovviamente con il SIC per dare la possibilità di un adeguamento normativo immediato, per dare la possibilità di partire bene. Sicuramente questo sarà la prima presentazione, mi auguro, di tante altre e di comunicazioni varie, dove tenderemo ovviamente a digitalizzare sempre di più i nostri servizi, che già ora molti di questi possono essere fruiti online, ma ovviamente la vicinanza al cittadino, in particolar modo, come è stato già detto, in questo periodo di Covid diventa assolutamente fondamentale.
Blu Gaeta è polizia locale. Blu Gaeta sono coloro che forniscono il servizio di ausiliari del traffico, il comando di polizia locale con il dirigente, con la Maria De Filippis, devono creare un connubio. Non sono due entità diverse, ma sono due entità che lavorano nel rispetto dei ruoli parallelamente, ma sotto la guida e l'indirizzo della polizia locale, perché noi non dobbiamo messare il cittadino, sia la polizia locale nella sua veste, neanche nella veste dell'ausiliario del traffico, ma dobbiamo cercare di accoglierli, di guidarli, di fargli capire che a Gaeta le regole bisogna rispettarle e quindi bisogna accompagnarli. Questo sito, questo portale dove si dà la possibilità a di avere tutte le informazioni possibili e necessarie per andare a stipulare un nuovo abbonamento o per rinnovare degli abbonamenti per residenti e non residenti. Quindi sicuramente ci daremo appuntamento tra qualche settimana, mi auguro il più presto possibile, ma già nel mese di maggio, per poter presentare l'innovazione e quindi l'estensione della possibilità di effettuare rinnovi e anche nuovi abbonamenti per i non residenti. Io, per le conclusioni, come faccio ogni volta, lascio la parola al mio assessore, ringrazio Giancarlo, ringrazio Francesco, ringrazio ovviamente tutti coloro che hanno contribuito, quindi dal SIC al comandante della polizia locale, a tutti coloro che ci hanno messo qualcosa di proprio. Abbiamo un sito, diciamo, al passo coi tempi, possiamo oggi definirlo qui. Ovviamente eravamo indecisi, ma poi abbiamo concordato col dirigente della polizia locale forse di non metterlo, quello di dare anche altre possibilità. Ma abbiamo alla fine, voglio dire, lo voglio chiarire nuovamente, perché magari molte volte ci si spaventa davanti a una parolina che si chiama Pago PA. Cos'è questo Pago PA? Non è null'altro che un pagamento online, ma che viene guidato dall'amministrazione, anzi dalla Blu Gaeta. Quindi sintetizzo e lascio la parola a Raffaele Matarazzo: il cittadino si collega sul sito del comune di Gaeta o sul portale della Blu Gaeta, clicca rinnovo abbonamento online, compila facilmente quelle due o tre pagine di informazioni. Come diceva Giancarlo, i documenti possono essere allegati anche attraverso, quindi questo portale è immediato, può essere utilizzato anche attraverso il telefonino o un iPad, può allegare la documentazione. Anna Maria, mi sembra, al comandante della polizia, mi sembra che tutti i dati che voi richiedete per gli abbonamenti siano assolutamente previsti, perché questi erano, in passato si allegava il libretto di circolazione, quindi che non chiediamo, il modello di domanda che viene compilato, questo portale, una volta compilato tutti i dati, viene, genera un modello di autocertificazione che voi firmate, arrivano i dati all'omino di dietro la scrivania, fa un controllo incrociato, genera il bollettino della crisi di pagamento che Giancarlo vi ha fatto vedere, invia un'email al cittadino. Il cittadino, con quello dell'avviso dell'abbonamento, anche sul telefonino, anche col QR code, va in ricevitoria, va in una SISA, in una lottomatica, in un tabaccaio, e procede anche attraverso il telefonino stesso ad effettuare direttamente il pagamento. Fatto il pagamento non devi fare nient'altro, perché sarà il back office, ecco che mi mancava prima la parolina, della Blu Gaeta, che una volta che ha verificato che è stato fatto il pagamento, gli manderà una mail di cortesia e gli dirà: caro Raffaele Matarazzo, ha effettuato tutta la procedura, ha effettuato il pagamento, può ritirare, venire a ritirare il tagliandino dell'abbonamento presso uno sportello dedicato solo alle consegne. Questa è l'altra innovazione che è stata vista appunto con il dirigente della polizia locale, per cercare di separare gli sportelli. Perché, come ha detto l'assessore Matarazzo a inizio di conferenza stampa, non viene eliminato lo sportello per la redazione dei nuovi abbonamenti o comunque anche per i rinnovi. Ci può essere una persona anziana che non è in grado di collegarsi col portale,
e può tranquillamente recarsi allo sportello abbonamenti per fare l'abbonamento. Ovviamente lì dovrà effettuare le code, e mi auguro le più snelle possibile, cercheremo di potenziare anche quell'abbonamento, o altrimenti attraverso l'abbonamento online. Le conclusioni le lascio a Raffaele Matarazzo, ringrazio veramente tutti, il SIC per quanto riguarda la parte di pagamento, quindi Veronica, Anna Maria per tutto ciò che riguarda l'impalcatura, la struttura, lo scheletro di questo portale. Ringrazio il mio assessore che ha fatto un grande lavoro, devo dire. Io mi piace responsabilizzare i miei collaboratori, perché io ritengo che le cose vanno presentate ma debbono funzionare. Ora, cosa vuol dire questo? Che può darsi anche che all'inizio ci sia un po' qualche criticità, ma sicuramente il mio assessore lo seguirà quotidianamente insieme a Giancarlo e Francesco Izzi, insieme ovviamente al comando di polizia locale, perché tutto funziona nel miglior modo possibile. Quindi invito tutti i cittadini da lunedì 15 a collegarsi, a cominciare questa procedura e il mio assessore a seguire affinché, come già è stato detto, gli abbonamenti vengano rilasciati in tempi molto brevi e non troppo lunghi. Prego, assessore, per le tue conclusioni. Grazie, sindaco, con la mascherina, se no. Allora, sindaco, mi dà l'incarico più difficile, diceva un mio professore che in tema la cosa più difficile è sempre la conclusione. La cosa più difficile è fare una conclusione che non sappia troppo di conclusione. Prima di tutto, da ex insegnante, mi sono preoccupato immediatamente che il sito fosse il più agile e il più semplice possibile, alla portata di tutti. Quindi ho chiesto a Giancarlo un impatto visivo immediato, che mi sembra sia veramente molto molto bello e molto molto agile, e una estrema semplicità. Questo lo avete già visto, le parole del sindaco sono state esaustive, il discorso molto esauriente, devo aggiungere pochissimo, se non dire che la mia responsabilità è grande, questo lo so, ma io raccolgo un lavoro fatto dall'amministrazione nell'arco di 9 anni e ho avuto l'onore e il grande onere di portare a conclusione alcuni progetti. Questo è recentissimo, è nato a dicembre. Io ringrazio sempre per il supporto tecnico e il continuo sostegno veramente leale e fattivo della dottoressa De Filippis e della dottoressa Gallinaro. Ho sempre sottolineato che la politica può nulla se non agisce in sinergia totale con gli uffici, e io sono fortunato perché posso sempre contare sull'aiuto di queste persone. Poi ringrazio tanto questo giovane che ha fatto un lavoro enorme, e veramente io ho seguito passo passo, mi sono limitato a dare qualche suggerimento che indirizzasse sempre all'estrema semplificazione. Voglio solamente fare un se Giancarlo mi porta alla digitazione dell'abbonamento, alla schermata del numero abbonamento. Ah, quello lì? Sì, quando appare questa cosa qua. Sì, perché? Perché alcuni cittadini mi hanno chiesto una cosa, già lo chiedono, perché già si sa in giro che faremo. Ecco qui, numero d'abbonamento 17276-, guardate, persone ancora hanno problema a digitare il trattino, ok? Anche questo bisogna seguire, perché se invece di trattino si mette underscore si blocca tutto, non so se rendo l'idea. Quindi massima attenzione, l'unica cosa che viene richiesta ai cittadini è attenzione nella compilazione, perché poi comunque il sistema si blocca, e poi tutto dipenderà dalle mail che ricevono. L'unico requisito che chiediamo ai cittadini è di avere una mail. L'altra cosa l'ha detto già il sindaco, la devo sottolineare ancora. L'estrema semplicità. Le persone che non hanno nessuna familiarità con l'uso del computer non hanno da preoccuparsi, non cambia nulla.
fanno lo sportello e fanno normalmente la loro richiesta. Questa è stata una esigenza dell'amministrazione anche in un momento di epidemia come questo, drammatica, che speriamo finisca il più presto possibile con la vaccinazione di massa, va bene? E è un servizio che offriamo ai cittadini. Sarà mia cura seguire il lavoro di questi giovani e di dare qualche suggerimento che spero sia superfluo, però io sarò sempre attento a seguire questa procedura. Grazie a tutti voi. Grazie Raffaele, e sempre professore Raffaele, non c'è niente da fare, diciamo pubblicamente, sempre persona attenta. Francesco Rizzi, perdonami se prendo la parola, perché giustamente il presidente Rizzi diceva, ricorda sindaco che anche gli abbonamenti che scadranno a giugno-luglio possono essere rinnovati ora, con la scadenza di giugno-luglio. Quindi invito tutti i cittadini, cui abbonamenti scadranno tra 2 mesi, 3 mesi, di inserire immediatamente la domanda sul portale, perché così ci sarà il tempo da parte loro e si anticiperanno i lavori. Non facciamo, evitiamo di fare come gli anni scorsi, che arriviamo all'ultimo momento. L'anno scorso ovviamente è stato un periodo straordinario, perché ecco, ci è piombata addosso questa brutta avventura di questa pandemia, quindi ci sono state situazioni molto critiche. Quest'anno stiamo partendo prima, quindi per tutti coloro che hanno abbonamenti che scadono, cerchiamo di fruire sia di questo portale sia di farlo prima. Buona giornata a tutti e grazie. Grazie.